È incessante l'attività concertistica del coro polifonico Istonium di Vasto, musica sacra, ma anche della tradizione folcloristica abruzzese. A guidare la corale il direttore artistico Luigi Di Tullio. Direttore da quasi 47 anni, il coro Istonium di Vasto. Lei da 25 guida questo momento concertistico e c'è un'emozione particolare. L'emozione è tanta per me, in particolar modo perché sono cresciuto lì, qui, con loro e pian piano sono diventato il loro direttore. Ho portato dentro amici, parenti, i figli, per cui l'emozione è la mia seconda famiglia. Se parliamo di emozioni, penso che più di questo non possiamo dire. Una seconda famiglia che mi accompagna da ormai 25 anni. Nel vostro repertorio non solo c'è musica sacra. No, il coro nasce con questa vocazione sacra, ma con un altro aspetto, è quello del patrimonio culturale tradizionale. Per cui nasce con il canto folcloristico e il canto popolare nel proprio DNA. Abbiamo diversi progetti in corso e continueremo sempre a coltivarlo, che fa parte delle nostre radici e soprattutto chiarisce quelle che sono le nostre profondità spirituali, culturali, interiori. Prossimo appuntamento. Ma noi come coro siamo coinvolti nella processione del Venerdì Santo a Vasto e poi quest'estate diversi concerti e la nostra rassegna a novembre.